Prodotti smaltiti. Allora, mi avete richiesto in tante di vedere prodotti che ho smaltito in questo periodo. Non ero tanto convinta di fare questo video, però poi alla fine ho ceduto perché me l'avete richiesto, appunto. Diciamo che ultimamente sto smaltendo tantissimi prodotti e li metto dentro questa busta proprio per vedere quali effettivamente mi sono piaciuti, quali non mi sono piaciuti, se ve ne posso consigliare qualcuno. In questo periodo c'è qualcosa, appunto, di cui vi voglio parlare. Prendiamo così a caso dalla busta dello smaltimento, vediamo quello che ne viene fuori. Allora, quando dico che finisco i prodotti, io dico la verità, perché come potete vedere ho divelto la confezione di questa crema anticellulite di Clarins, di cui avevo parlato nel video sulla cellulite, di cui eventualmente vi metto il link qui, quindi poi potete andare a vedere cosa penso di questa miracolosa crema. Allora, l'ho finita, mi è durata circa 2 mesi, l'ho finita tutta come potete vedere, mi ci sono trovata veramente benissimo, ve la consiglio. Il costo di questa crema si aggira intorno alle 40 e più euro, però facendo il confronto con moltissime altre creme in commercio voglio dire che c'è un rapporto qualità-prezzo superiore secondo me, perché sono 400 ml, quindi una maxi taglia. Soprattutto in questo periodo ci sono queste maxi taglie di Clarins, proprio perché si va incontro all'estate e quindi appunto Clarins offre queste possibilità, cioè pagare lo stesso prezzo una maxi taglia rispetto a quella media. E quindi io ve la consiglio, anche perché ultimamente ne ho comprato un'altra che sto utilizzando dopo questa, per esempio, ed è una biopomata di Abboca con cui non mi sto trovando benissimo, perché è molto corposa, veramente pesante sulle gambe, quindi devo molto massaggiare, il che potrebbe essere un qualcosa di positivo, perché comunque massaggiando la cellulite si scioglie tra virgolette. Però io preferisco avere un qualcosa che si assorbe subito, un gel fresco come è questo, e poi potermi subito vestire, cosa che non posso fare per esempio con la pomata. Quindi questo è assolutamente consigliatissimo. Ho finito questo, che è un mini taglia, veramente, oddio, non tanto mini perché sono 50 ml, è di Kiotis, non so se conoscete questa marca, a me piace tantissimo. Questo è un gel doccia rilassante, io l'ho utilizzato moltissimo di sera, di ritorno dalla palestra. Il profumo è davvero inebriante, è davvero rilassante, è molto talcato e quindi lascia una sensazione sul corpo veramente di pulito, di proprio il profumo evoca queste sensazioni proprio di pulito, di relax, e io adoro questa marca qui, ragazzi, questo brand Kiotis, che praticamente è la linea cosmetica venduta dalla Stenum, non so se qualcuno di voi la conosce, io la conosco e per di più la amo, quindi l'ho smaltito anche questo e mi è piaciuto tanto. Ho smaltito questi, che sono due solventi all'essenza di mandorla senza acetone. Ecco qua, ne ho smaltite due confezioni, proprio perché comunque se c'è una cosa di cui io veramente... Se c'è una cosa di cui io faccio veramente largo uso sono i solventi, perché uso gli smalti naturalmente, e ho smaltito due confezioni di queste che però non penso ricomprerò più per il semplice motivo che... rispetto agli altri, dai! Dai! Rispetto agli altri che uso di solito, ci ho dovuto mettere più tempo per levare lo smalto, quindi non è che tanto mi abbiano convinta, però li ho smaltiti e ve li mostro. Ho smaltito questa, che è la crema Nour sapone di Aleppo Dermolatte 20. Mi è piaciuta tanto, ve ne avevo già parlato, mi è piaciuta tantissimo veramente, l'ho utilizzata su tutto il corpo, anche sulle mani, l'ha utilizzata anche mio nipote nel caso in cui ne avesse bisogno, è molto molto delicata, lenitiva, mi è piaciuta, 50 ml smaltita e approvata. Ho smaltito questo, che è il sapone Bio Cap Nutricolor della Biosline, è uno shampoo ristrutturante per capelli tinti che si professa essere bio. Ora, io ultimamente sui prodotti che si professano bio
ho un po' un punto interrogativo sulla testa, perché poi andando a leggere i linci mi rendo conto che in realtà quelli che sono veramente verdi sono pochi. Questo qua però è uno shampoo abbastanza coerente con quello che dice. Io mi ci sono trovata bene, ho ancora la crema ristrutturante che non è finita, ho finito prima lo shampoo rispetto alla crema, come sempre accade, perché di crema ne basta di meno, e mi ci sono trovata bene. Eccolo qua ragazze, se trovate questa linea compratela, perché io ho notato un miglioramento sui miei capelli effettivamente. Poi ho finito questo, che eccolo qui, è il Bon Lev Reparateur, comunque questo è il balsamo labbra riparatore di Clarence, di questo anche vi ho parlato tantissimo, costa un botto, però mi è durato quasi praticamente 2 anni, ne ho già comprato un altro perché è l'unico che veramente mi ristruttura le labbra, ripara eventualmente le crepe delle labbra, per una persona che è incline all'herpes come per esempio sono io è un tocca sano veramente, perché comunque limita notevolmente questo problema. E quindi eccolo qui finito, strafinito, l'ennesima confezione, ne ho comprato già un altro. Poi altro scrub promosso è questo della Botanica, che è un'emulsione scrub, vedete, finitissimo. Ve ne avevo parlato anche di questo in un video haul, non mi ricordo, comunque chi mi segue sa che avevo parlato di questo scrub e vi avevo detto che mi era piaciuto. Tra l'altro mi pare che costi meno di 2 euro addirittura, è della Botanica. Botanica naturalmente si chiama, è al albicocca, con noccioli di albicocca e di olivo. Mi è piaciuto tantissimo questo scrub qui, adesso siccome ne ho altri, sto utilizzando altri, però sicuramente lo ricomprerò. Scusate, era il mio cane che si azzuffava con un altro, mi sono affacciata al balcone e ho visto veramente una scenetta molto idilliaca. Vabbè, torniamo a noi, vi stavo dicendo che questa emulsione scrub mi è piaciuta, quindi è finita. Poi come base top coat qual dir si voglia, diciamo così, ho utilizzato queste 4 in quest'ultimo periodo, che sono quella di Essence Studio Nails Better Than Gel, questa che mi è piaciuta, però un pochino troppo gommosa per i miei gusti. Mi è piaciuta tantissimo questa di Rimmel, vedete sono tutte finite, non so se potete vedere, penso di sì. Questa è la mia preferita in assoluto, quella di Collister, è una 3 in 1, quindi top coat, base rinforzante, antimacchia, insomma veramente validissima come base, anche questa finita e smaltita. E poi questo che è la base di Essence, anche questa è abbastanza valida, però ho notato, non so se l'avete notato anche voi, che queste basi di Essence sono un pochino troppo gommose, come vi posso dire, gelatinose, non so se sto rendendo l'idea, però non male, danno un bel effetto finale all'unghia. Poi andiamo velocissimi, finito questo super mascara tridimensionale di Collister, quando finisco un mascara sono sempre contentissima, vedete è secco, assolutamente, questo è quello blu, utilizzatissimo, assolutamente secco, non ce n'è più proprio, promossissimo, bellissimo, bluissimo, veramente, adoro questi mascara di Collister. Questa mi era arrivata con la Glossy Box e ho finito anche questo, che è un... questo qui, che è un Paris, non lo so, che si professa sempre libero da parabeni, allo Yang Lang, io non ho mai saputo pronunciare questa essenza, palmarosa e olio di argan, abbastanza valido. Poi, finita il sapone di Clinique, il sapone liquido del trattamento trifasico, finito, per un po' non lo utilizzerò, voglio fare cose meno aggressive per il viso in questo periodo. E poi ho finito questa, che è la crema mani alla vaniglia nera di Bottega Verde, mi è piaciuta abbastanza, devo dirvi. Io con le creme mani sono abbastanza difficile, perché odio quell'effetto
appiccicoso che si crea, quella, il fatto che non si assorbano facilmente le creme mani, però questa qua devo dire mi è piaciuta abbastanza, probabilmente la ricomprerò. Poi, finito questo, in questi giorni sono andata al mare e ho finito questo, che è il solare Bilboa, vedete anche questo, diciamo, utilizzato fino alla fine proprio, ed era protezione latte solare con aloe vera, protezione 30 della linea Bahamas. Mi è piaciuta assolutamente, non mi sono bruciata, io sono un tipo che si brucia, non mi sono bruciata, sono stata al sole sicura, quindi ragazzi, ve la promuovo questa linea qui, mi piace tanto. Poi io con i solari di questa marca, il Bilboa, mi sono sempre sempre trovata bene, veramente. Poi concludiamo con questo scrub di Dermolab, finito, è promosso, ve ne avevo già parlato in un video precedente, e questa crema qui di Eucerin, protezione 25, anche questa mi è stata spedita con la Glossy Box e l'ho utilizzata prevalentemente su décolleté e viso, e mi ci sono trovata bene. Quindi ragazzi, tutto qua, oddio, tutto qui, sono stata abbastanza brava, questi sono i prodotti smaltiti nel corso dell'ultimo mese e mezzo, credo, quindi mi posso ritenere veramente soddisfatta. Prossimamente, per premiarmi da tanta tanta bravura, mi regalerò qualcosa, quindi aspettatemi un video haul. Vi mando un grande bacio e alla prossima, ciao!